Si è chiuso con un boom di presenze il 2015 per il mercatino delle pulci di Arezzo, ma il 2016 si è aperto all'insegna delle polemiche. L'evento svuota cantine a Campo di Marte apre l'anno infatti tra le incertezze per il suo futuro. L'organizzazione chiede all'amministrazione una calendarizzazione definitiva per poter così organizzare le iniziative dell'anno e soprattutto una ripresa di un dialogo interrotto il 15 dicembre. Noi abbiamo mandato a fine della manifestazione, che comunque era stata novembre, a metà dicembre abbiamo mandato tutto un report sugli eventi fatti per tutto l'anno, poi abbiamo chiesto chiaramente l'incontro per poter calendarizzare, programmare per l'anno nuovo. Dopo 3 mail e 2 telefonate non abbiamo mai ricevuto una data per l'incontro. Dopo un mese chiaramente uno si fa delle domande. Ci dispiace della poca cura, cioè del fatto che non sia stato recepito l'importanza di questo evento. Definire la ricaduta sociale per poter continuare ad ottenere il patrocinio del comune, ribatte invece l'assessore Lucia Tanti. Io insieme all'assessore Comanducci ho incontrato gli organizzatori dicendo che così come era stato organizzato fino a questo momento non aveva le caratteristiche tali da poter essere reduplicato, perché questa tipologia di mercatini è tale se è occasionale, saltuaria, se ha delle ricadute sociali misurabili e in particolare se dimostra che il rapporto tra entrate e uscite è zero. Avevamo pensato a ottobre di impostare il nuovo anno, cioè questo, con 6 edizioni che poi potevano essere o una ogni 2 mesi oppure 3 più 3, ma ovviamente non preordinate, perché se fossero tali sarebbero invece non più occasionali ma organizzate, ma soprattutto che avrebbero dovuto farci una proposta circa le ricadute sociali, esattamente sociali, che l'iniziativa aveva. E quindi qui io sono troppo abituata a ridire a gennaio quel che ho detto a ottobre, cioè io qui aspetto di capire qual è il progetto sulle ricadute sociali che il mercatino delle pulci fa all'amministrazione.